Allora, chiudo e poi lascio la parola. Allora, per quanto riguarda i poteri, noi come mediatori verifichiamo questi poteri, per cui se non sono adeguati, quindi se non mi viene l'avvocato con una procura, come ha detto il Ministero, a trasfiggere e conciliare un termine la pena articolata che noi leggiamo, per noi quella parte non c'è e quindi consentiamo la via unilaterale. Certo, voglio dire, cioè, diciamo un paladini di una serie di situazioni, però questo consente il successo di determinate mediazioni nei confronti del banco. Poi lascio la parola, ma volevo dire che una banca con noi ha aderito, si è presentata e ha detto noi siamo già all'istanza di vendita, quindi siamo venuti per fare per comportarci bene, così poi il giudice Morricone se ci dovesse capitare non ci dirà più niente. Però c'è la possibilità di andare avanti in questo procedimento che si è chiuso in due incontri, perché in separata, nell'incontro di programmazione, io mi ero proprio separata dal mio collega, io sono rimasta sulla banca e lui è andato con la parte distante, abbiamo trovato l'alternativa, quella possibilità concreta per la banca che ha reso a quest'ultima interessante aderire al procedimento e concludere l'accordo. Banalmente, l'immobile se avesse poi venuto all'asta non avrebbe ricavato quanto poi ha ricavato dall'accordo di gestione. Ma prima ho parlato di forza, di interesse, sono cose fondamentali, ma bisogna capirle e maneggiarle bene. Quindi se io uso quella giudice di forza, la forza naturalmente che mi attribuisce il potere come giudice dello Stato, faccio una cosa positiva, perché ecco, quella banca ha detto io vado, magari pensando poi se trovo un giudice che poi mi punisce, cose di questo genere. Quindi diciamo che una qualche deterrenza fondamentale esercitata attraverso anche dei provvedimenti che potrebbe adottare il giudice è assolutamente salutare. E quindi fate bene, si fa bene, lo vedete anche a premettere quale può essere la giurisprudenza del giudice per chi non ha partecipato, certo, fa bene il giudice a dire ci deve andare di persona, insomma tutte queste cose. Però vediamo bene che la forza, anche quella esercitata dallo Stato, del giudice, non deve diventare forza cieca. Quando è che può diventare forza cieca? Allora, pubblica amministrazione, c'è un funzionario. Allora io ho tutto il mio sistema di sempre, quindi faccio capire che se non si fa mediazione, se non si fa mediazione finta, quindi ci si ferma subito, eccetera, ci potranno essere delle conseguenze. Allora questo funzionario, immaginiamo una persona per quelli, quindi un poveretto, si trova in mezzo a due vaso di coccio, si trova davanti al giudice che vuole che faccia tutto per bene, quindi che vada alla mediazione, che vada oltre, eccetera, che non ha parlato, non chi ci ha mandato, guarda, ma mi scrive, no, no, tu pare, eccetera. E si trova fra quello che è il suo capo, della scala gerarchica, questo è il motivo per cui sono andato a parlare con Comune di Roma, andiamo a parlare da Federmetro, cioè, vorrei parlare tanto con i dirigenti delle assicurazioni apicali, quindi con quelli che sono i grandi ministeri, che secondo me non hanno ancora capito bene come stanno le cose. Se io uso la forza, non basta, non è che lo sto dicendo qui, vi ho detto che io studio, ritorno indietro, riparto, ragiono, cerco. Ho capito una cosa, che quando io mi trovo di fronte al funzionario del Comune di Roma, ma chi punisco? Ma chi punisco? Non funziona così. Allora, lì c'è un altro discorso, da una parte io devo fare la deterrenza, ma deterrenza è dire devi andare in mediazione se non ce l'hanno i provvedimenti, questo vale naturalmente non per i funzionari, vale per il Comune di Roma, sia responsabile. Ma poi non devo farmi prendere in giro, perché se io mi fermo qui intellettualmente parlando, non ho capito tutto, non ho capito che potrebbe accadere, quelli dicono, ma che vuole il giudice? Poi vai via, e poi che altro vuole il giudice? Che facciamo la mediazione davvero? Facciamola. E poi che altro vuole il giudice? Vuole anche che ci mettiamo d'accordo? No, non lo puoi esigere. Ma infatti lo esige. E allora a Roma si dice contento. E io non voglio essere contento. E allora a questo punto, perché non è difficile far finta di mediare la mediazione, far finta di mediare, tutti contenti, no, io non sono niente contento. Allora ho capito, ecco qui torniamo alla psicologia, alla sociologia, tutte queste scienze che si vanno ad aggiungere.
non a sottrarre il diritto, che devo in questi casi, quando c'è lo spettro, la paura del danno erariale, la pubblica amministrazione che anche senza danno erariale ci sono funzionari di responsabilità, di responsabilizzati, ignari, vivi che non si vogliono assumere responsabilità perché tanto il giudice condanna il comune, non condanna me, chi se ne importa, allora devo usare questi due strumenti. Da una parte c'è essere il bastone, ma dall'altra parte devo dire, ma se questo invece è una persona davvero che vorrebbe fare qualcosa di buono, davvero che vuole raggiungere qualcosa, lo devo aiutare. E allora ho trovato la soluzione, perché per una persona intelligente che studia, approfondisce, come ho detto prima, quando ho detto che risolve i problemi, c'è sempre la soluzione. La soluzione è che quando c'è di mezzo una pubblica amministrazione, lo strumento che funziona è il 185 bis, non la mediazione. Allo stato degli atti, salvo naturalmente eccezioni, si aprono i grandi numeri, allo stato degli atti, che ancora non c'è quella norma che anche la Commissione sta prendendo, poi quello che abbiamo detto in tutti i convegni mille volte, cioè ci vuole una norma che dica all'interno della somma o di quella prestazione per la quale tu sei stato autorizzato a mediare, non hai responsabilità se non per dono o colpa grave. Tu sei il mio rappresentante, vai lì e fai tutto. Questa norma ci vuole, perché altrimenti quel funzionario lì e naturalmente non sa che pesci prende. In mancanza di questa norma, cosa posso fare io? Faccio 185 bis, meglio ancora che la mediazione, sicuramente meglio della mediazione semplice, ma meglio anche della mediazione guidata. A quel punto io scrivo, il Comune di Roma paga 50.000 euro, il Comune di Roma se non fa mediazione lo condanno con l'articolo 96, il Comune di Roma se non fa mediazione lo condanno davvero con l'articolo 96, e non è vero quello che è stato detto prima dall'avvocato, che il danno erariale è soltanto quando quando perderà la causa, non ho capito questo che voglio dire, ma io faccio, ecco, ma io faccio, sono l'unico autorizzato a fare intervenzione autentica in questa sentenza, quindi voglio dire, in quel caso il Comune ha veramente un problema, perché se la mia sentenza non viene appellata, non viene confermata, mentre nel merito, vale a dire che alla fine è stato condannato a pagare perché ha fatto un errore, quello che sia, la buca, quello che sia, ma quello non è detto, però tu lo dici dopo che c'è stata la sentenza, ma come fai a dire danno erariale? Mica si sapeva prima, ma l'articolo 96 sì invece, quello è tutto tuo, quello è tutta colpa tua, non hai fatto una cosa che il giudice ti aveva avvertito prima, con l'ordinanza, guarda che ci devi andare davvero, non ci sei andato, ti ho condannato, l'articolo 96 pure fosse un centesimo è danno erariale, perché quello deriva dalla tua ignavia, dalla tua deresponsabilizzazione, non hai fatto una cosa che dovevi fare, ti hai sbagliato, è danno erariale. Non c'è discorso, non è dice ma non potevo prevedere prima se perdevo il cielo, adesso non ci dice perché è passato il giudicato, ma potevo vincere, no, l'articolo 96 è danno erariale. Allora, bastone sì, ma quando io dico paga 50.000 euro, un conto, probabilmente l'accordo è molto più facile da fare, perché quel funzionario, quel capo, quella catena di comando, non avrà meno paura di andare, perché potrà dire, sì ma c'è il giudice Morricone che mi ha detto devo pagare 50.000, guarda che il giudice Morricone è lo stesso che poi se non mi metto l'accordo, me lo ritrovo lì che fa la sentenza, perché non è che uno fa una proposta e poi l'altro giudice fa la sentenza, è sempre lo stesso, 185 c'è scritto che la proposta non è motivo di ricusazione, quindi io faccio la proposta e poi decido la causa, che è meglio mettersi d'accordo oppure no, io dico di sì, e in questo modo propizio l'accordo, perché c'è il problema di non avere. Grazie.